Il maltempo ferma il Tiriolo che rimane a 9 punti in classifica e viene scavalcato dalla Goodfellas che è andata a vincere a Feroleto contro l'Atletico Feroleto per 2-1, portandosi quindi in testa alla classifica con 10 punti. Tiriolo che aveva la partita contro il Maida, ma è nulla da dire prima che si giochi la partita, però poteva essere alla portata appunto dell'ex capolista e cercare di continuare a punteggio pieno 12 punti. Così non è stato, adesso il Tiriolo si trova secondo in classifica e viene avvicinato anche dell'Excalibur Fronti che vince una partita 3-2 a Cortale con una partita abbastanza altalenante per venire alle altre partite, alle singole partite, dicevamo della vittoria della Goodfellas con il gol di Mascheri e di Marretta che bilanciano il gol di Rametta del Feroleto. Per quanto riguarda, come dicevamo, l'Excalibur si trova con una doppietta di Bonsignore, il Fronti, e poi al finale di partita Bonsignore si firma poi il 3-2 finale dopo che era stato raggiunto sul 2-2 da Vallone e Santo, di fatti l'altro gol del Fronte. Bella vittoria interna del Girifalco, 7-1 contro il Grifone Catanzaro, una squadra che quest'anno sta ultima in classifica, con le doppiette di Todaro, e le triplette di Ferraina e gli altri gol di Marrazzo e di Stranieri per il Grifone. Perde ancora una volta la Kennedy in casa contro il San Pietro Apostolo con il gol di Neri per quanto riguarda il San Pietro Apostolo. Serra Stretta Staletti finisce 3-3 con i gol di Talarico, Aiello e Bagnato per il Serra Stretta, poi ci pensano Virgilio, Torchia e Aversa a raggiungere dopo che si erano stati trovati in svantaggio per 3-0. Come dicevamo, rinviata la partita tra Tiriolo e Maida per l'impraticabilità del campo e quindi lo Staletti rimane quarto in classifica mentre si avvicina nelle zone alte il Girifalco, anche se qui dopo appena 4 giornate, anche con le partite da giocare ancora per alcune squadre che non hanno potuto fare la partita per il maltempo e quindi ci sarà ancora da poter delineare questa classifica.